Cristian Trobbiani, altra vittoria in questo girone di ritorno, insomma inizia benissimo, soprattutto quel finale di primo tempo dove avete pigiato sull'acceleratore. Sì, sì, questo girone di andata è finito benissimo ed è iniziato benissimo contro l'unica compagine che ci aveva disturbato, diciamo l'unico neo di tutto il girone d'andata, l'unica partita persa. Purtroppo la prima di campionato al caldo, non vogliamo dare giustificazioni e quindi abbiamo perso ed è andata così. Ci siamo subito rimboccati le maniche, abbiamo fatto un ottimo girone d'andata e colgo l'occasione per dare una frecciatina all'amico Serpietri, che ho letto mister della Fortitudo, ho ascoltato qualche sua intervista e diceva che vincono il campionato. Noi siamo lì, diciamo che non voglio continuare a dire come il nostro presidente aveva prefissato, cioè che asfaltiamo il campionato, ma stiamo vincendo 12 vittorie consecutive, quindi diciamo che siamo noi una squadra da battere, quindi a questo punto ci togliamo il cappello, ci togliamo la maschera e andiamo avanti per questa strada. Diciamo che i tre punti sono quello che noi andiamo a lottare ogni settimana e con il quale vorremmo puntare a vincere il campionato veramente, a punteggio pieno a questo punto. Alessandro Ginocchietti, 7-2, forse il risultato un po' pesante, quel finale di primo tempo forse vi ha un po' penalizzato. Sì, abbiamo concesso, lo sapevamo che era una squadra che comunque era forte, prima in classifica, ha perso solo contro di noi all'andata la prima partita e poi l'ha vinta tutte, quindi merito a loro del campionato che stanno facendo, hanno investito anche tanto perché si parla di cifre che noi non ce l'abbiamo nemmeno, non ce l'abbiamo mai avute, quindi noi abbiamo fatto una squadra a zero, siamo ancora terzi ancora oggi, quindi facciamo il nostro campionato tranquillamente, senza problemi, col sorriso. I ragazzi è normale, ci vogliono provare sempre, soltanto che poi un po' l'arbitro che ci si è messo oggi, che ci ha cacciato un giocatore che poi c'è un fallo che non esisteva, però onore a loro perché hanno giocato meglio e hanno vinto. Tutto qua. Che cosa vi portate via comunque da questa partita, anche per le prossime? Guardi, è l'unica squadra che abbiamo visto che secondo me, secondo anche i ragazzi, è veramente superiore in questo campionato, è il Pomezia, il Futsal Pomezia, quindi io credo che sarà una bella guerra tra loro e il Futsal Pomezia. Loro sono una squadra che possono andare, li possiamo mettere in difficoltà anche magari ai playoff, se andranno ai playoff, quindi non abbiamo alcun problema. Però secondo me il campionato lo vincerà Futsal Pomezia.